questo è il buongiorno di Mattino 6 per oggi, martedì 1 dicembre. Iniziamo ricordando il santo del giorno, oggi si ricorda Sant'Eligio Vescovo e allora ci andiamo a vedere subito la sua storia. Nacque a Châtelet, presso Limoges in Francia, intorno al 590. Una leggenda racconta che gli si presentò il diavolo vestito da donna e lui, Eligio, rapido lo agguantò per il naso con le tenaglie. Questa colorita leggenda è raffigurata in due cattedrali francesi, quella di Angers e quella di Le Mans, e nel Duomo di Milano, dove la vetrata di Niccolò da Varallo, dono degli orefici milanesi del 400. L'Eligio storico, figlio di gente modesta, deve aver ricevuto tuttavia un'istruzione, perché venne assunto come apprendista dall'orefice lionese Abbone, che dirige anche la zecca reale. Sotto Clotario, Eligio va a dirigere la zecca di Marsiglia e intanto continua a fare l'orefice. Col nuovo re Dagoberto I viene chiamato a corte e cambia mestiere. Il sovrano ne fa un suo ambasciatore per missioni di fiducia. Altri incarichi se li prende da solo, per esempio riscattare a sue spese i prigionieri di guerra, fondare monasteri maschili e femminili. Morto il re, sceglie la vita religiosa. Il 13 maggio del 641 viene consacrato vescovo di Noyon-Tournai, dove si impegna nella campagna di evangelizzazione nel nord della Gallia, nelle regioni della Mosa e della Scelda e nelle terre dei Frisioni. Muore nel 660. È il patrono dei fabbri, dei gioiellieri e dei garagisti. Il suo nome deriva dal latino e significa colui che è eletto. E allora, dopo aver ricordato il santo del giorno, iniziamo a leggere i titoli di apertura dei quotidiani con le pagine del centro. Rancitelli, ecco il nostro Bronx. I residenti prima della strage sfiorata, con 8 moto bruciate, fiamme anche in un altro androne, il questore, telecamere collegate con la sala operativa. Vedremo in diretta cosa accade. Centropagina, la mala scuola, viaggio nel centro, negli istituti pescaresi, il Misticoni. Gli studenti, scuola a pezzi, la preside dice colpa vostra. Nelle cronache, su Montesilvano sorprende i ladri in villa e li fa scappare. Su Pescara le prime code, attiva, parte il concorsone con 520 candidati. E poi nello sport l'analisi del tecnico Oddo critico, abbiamo fallito il salto di qualità. E di taglio alto si allarga lo scandalo in Vaticano, Monsignor Balda e la scappatella con Immacolata. Vediamo i titoli di apertura del Messaggero sulle pagine dedicate al centro. L'ACA toglie l'acqua ai morosi. Pescara e Montesilvano, squadre tecniche sono state incaricate di ridurre la fornitura idrica, ma per tanti cittadini è una vera beffa. Basta uno che non paga e resta a secco un intero palazzo. E poi il caso provinciale bloccata, auto nella voragine, la frana, pure la Trignina bis. Giulianova, strada trappola, la gente infuriata, alza la voce. E poi attaccato a morsi dal cinghiale, taglialegna operato d'urgenza, Campotosto ferito in più parti del corpo, è grave ma non rischia la vita. Pescara, prese 3 rom pronte ai furti in casa. Martinsicuro, Rai 1, Giulia il suo mistero. Di spalla il jeans vegano, dall'Abruzzo alla conquista dei mercati. Di taglio alto Montesilvano, incanto il ritorno di Cantagallo, benedetto dalla segreteria PD. A Teramo, maggioranza ballerina, Brucchi torna sul rimpasto. La sanità, ASL unica, tutto in salita, Chieti, Febbo va in procura. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. In apertura la morte del baby calciatore, non è chiara. A Pineto la procura nomina come consulente un cardiologo per fugare ogni dubbio sul piccolo Marco. A centropagina l'incontro Teramo mette assieme cattolici e musulmani, preghiera di pace. E poi Dodo ha lanciato la nuova civica, Teramo scossone in arrivo nella maggioranza Brucchi. Di spalla parcheggi privilegiati, ritirata la delibera per via Savini. A Giulianova 300.000 euro di debiti, ballerini nel welfare. A Giulianova ancora, Giulia in arrivo per Arboretti, andrebbe tenuta. Lutto nella scuola, si è spenta la preside Cannella. La movida in città, a Teramo rilancia il mercoledì universitario, aperitivo, DJ ed anche i musei. Di taglio alto l'indagine Job Pricing ci colloca al 90° posto. A Teramo stipendi tra i più bassi d'Italia. E poi Tortoreto, conti che non tornano. Il sindaco Ricchi dice mago e professore. Questi dunque i titoli di apertura dei quotidiani. Prima di sfogliare le pagine, come sempre, il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. I am the voice of the sea.
Sapete, il vostro portafoglio in questo periodo assomiglia ad una fisarmonica. Si apre, si chiude, si gonfia, si sgonfia. In effetti, i quattrini possono entrare con facilità nelle vostre tasche e uscire con altrettanta facilità. Attenti! Toro, richiamandovi al dovere, le stelle rischiano di rovinarvi la giornata, ma la tranquillità professionale vale qualche piccolo sacrificio. Per rendere più piacevole il lavoro, cercate di operare in gruppo. L'unione fa la forza e poi allontana la noia. Gemelli, l'umore sarà eccellente e affronterete qualsiasi situazione senza battere ciglio. Da un dialogo costruttivo con un amico ricaverete spunti interessanti, avrete anche un fascino particolare e non farete fatica ad attirare le simpatie. Non continuate a sottovalutare i vostri talenti artistici. Con l'aiuto di un amico influente potreste rendere pubblici i vostri lavori. Puntate sugli interessi comuni per dare nuovo sprint al rapporto di coppia. Leone, la luna oggi vi rende irritabili, oltre che confusi, poco pratici, indecisi sul da farsi. Non c'è niente di male a prendersi un giorno di pausa. Con la persona amata, una divergenza di poco conto rischia di diventare una questione di stato. Vergine, il quadro astrale, già molto favorevole, oggi diventa addirittura da esposizione. Non abbiate timore di abbandonare vecchi equilibri e abitudini consolidate. Ogni scelta, ogni decisione nasce sotto ottime stelle. Bilancia, potrete risolvere con un po' di buona volontà una questione in campo lavorativo oppure riprendere le fila di una trattativa d'affari, inizialmente poco chiara e convincente. Ottima la serata con il partner. Scorpione, i pianeti tifano per voi, vi dimostrano il loro affetto, vi inviano i loro raggi positivi. Naturalmente sarà a voi dare una mano al destino, ai suoi benefici influssi. Incontri magici per i single e per i più giovani. Sagittario, la giornata vi vede sottotono, stanchi, nervosi, irritabili. È il caso di rallentare i ritmi e, se possibile, rimandare qualche impegno. Sul lavoro non sempre i vostri progetti verranno capiti o le vostre proposte accettate. Capricorno, godetevi una giornata serena, ideale per incontrare gli amici e rinnovare con tutti i sapienti il look. Il successo a cui da tempo ambite è tangibilmente a portata di mano. La serata con il partner si annuncia vivace e spensierata. Acquario, quando vi mettete in testa qualcosa e quando decidete che è giusta, anche per chi vi è vicino, rischiate di diventare assillanti. Avvaletevi della meditazione per rallentare le tensioni, curate il vostro fisico. Pesci, atmosfera frizzante che vi spinge a darvi un sacco da fare. Sul lavoro sentite che i vostri meriti devono essere riconosciuti, non volete più accontentarvi delle briciole. La giornata è propizia per la sfera affettiva. Iniziamo ora a sfogliare le pagine del centro, iniziamo con le pagine nazionali, la religione in classe, Rozzano, proteste e caos per il Natale cancellato, il preside spiega perché ha eliminato il concerto, la CEI, triste scelta ideologica, sit-in contrapposti davanti all'istituto, un caso nelle Marche, festa invece a Roma. Scuola nega visita all'arcivescovo, una primaria multietnica a Sassari, qui non tutti i bambini sono cattolici. E poi il processo sui corvi in Vaticano, Monsignor Balda confessa, Immacolata si infuria. Monsignor Valleio ammette di aver avuto rapporti con la Ciacqui, che replica, disgustata, tutte bugie per come è fatto, l'udienza slitta di una settimana. E poi le dichiarazioni di Nuzzi, ho conosciuto Emiliano un'ora fa, Fittipaldi dichiara abbiamo lavorato
in autonomia. Lobbista e marito indagati anche per un castello. Di taglio basso il Papa che dichiara grazie a Dio non c'è Lucrezia Borgia. Bergoglio parla dello scandalo Vaticano. Continuerò a pulire con i cardinali e le commissioni. La conferenza di Parigi, la promessa dei leader, cambiamo il futuro. La sfida a bloccare il riscaldamento della terra sotto i 2 gradi. Deciso lo stanziamento di contributi per i paesi poveri. Dagli Stati Uniti in arrivo 51 milioni di dollari, ma la più munifica è la Germania, impegnate 10 nazioni. Il premier Renzi dice l'accordo sia vincolante, altrimenti sarà scritto sulla sabbia. L'Italia dedicherà 4 miliardi di euro della prossima legge di stabilità per le rinnovabili. Di taglio basso l'Italia, record europeo dei morti per smog. Il rapporto dell'Unione Europea dice oltre 84.000 decessi causa polveri sottili. Il ministro Lorenzin risponde dati da verificare. Venti di guerra, Putin, la Turchia è in affari con l'IS per Mosca, il jet abbattuto per coprire i traffici col califfato, Erdogan, se provato mi dimetto, il pressing di Obama su Assad. Sospetti, il ricercato Sala sarebbe fuggito in Siria. E poi proseguiamo sempre sulle pagine del centro, il prof diventa donna, chiamatemi Chloe, la scuola è sotto shock. Coming out e minigonna dopo essere diventata di ruolo. Il caso nel veneziano, i genitori dicono nessuno ci ha avvisato. A Stoccolma il Nobel alternativo a Gino Strada, premiato il fondatore di Emergency, in guerra solo vittime civili. Roma attacca il via l'indagine sugli appalti, al setaccio affidamenti negoziati per quasi 1 miliardo. L'Andrangheta, narcotraffico, 9 arresti in Brianza, tra i boss in manette anche l'erede reggente della famiglia Cristello. Apriamo la pagina dedicata all'Abruzzo, le retribuzioni nella nostra regione. Come stipendi siamo ancora in pieno mezzogiorno. La busta paga lorda di 25.411 euro ci pone al 14° posto in Italia. Tra le province la più ricca è l'Aquila con una media di 27.107 euro. Consiglio regionale, punti nascita in commissione di vigilanza. E poi il credito cooperativo, la BCC Roma in salute, già 18 milioni di utili per il 2015. La giornata nazionale in Abruzzo, la colletta alimentare raccolte 198 tonnellate di prodotti. A Chieti, istituto teologico abruzzese molisano, Pianum apre l'anno accademico con il cardinale Tagle. E poi adesso ci spostiamo sulle pagine, apriamo la pagina di Chieti, si parla ancora della frana in via Colonnetta, il crollo, il comune anticipa la regione, operai tagliano gli alberi e sbancano per riconsegnare la strada alla città, Marcozzi ad Alfonso dice il colle rischia l'isolamento, di spalla la Carichieti a Soconsum va in procura. Di taglio basso invece la delibera sul manager dell'ASL, Febbo va dal PM. Il provvedimento firmato dalla Giunta d'Alfonso non ancora pubblicato. Perché tanta segretezza? Una delibera di giunta regionale approvata il 10 novembre ma tenuta nascosta dall'amministrazione regionale di Luciano D'Alfonso in quanto non ancora pubblicata dopo 20 giorni dal via libera, sulla quale il presidente della commissione di vigilanza, Mauro Febbo, nutre seri sospetti e infatti ieri mattina Febbo ha presentato una denuncia alla procura teatina. Il provvedimento top secret è finito nel mirino del consigliere regionale di Forza Italia e riguarda la nomina del nuovo direttore generale dell'ASL di Chieti Lanciano Vasto. La censura portata avanti dal presidente D'Alfonso, denunciata da Forza Italia già nel mese di aprile, potrebbe continuare così a operare i suoi pesanti effetti. Continuiamo sulle pagine di Chieti, ok al riassetto di bilancio bocciato dai revisori. Comune, il sì della maggioranza ai riequilibri dei conti, insorge l'opposizione e Raimondi dichiara il rischio di dissesto è dietro l'angolo e il Movimento 5 Stelle dichiara 8 gli errori contabili. Ieri a Chieti c'è stato un consiglio comunale, si è parlato del riassetto di bilancio tra le questioni fondamentali della città e allora sentiamo le dichiarazioni raccolte da Paolo Renzetti.
Assestamento di bilancio, oggi Consiglio Comunale a Chieti, battaglia è il caso di dire in Consiglio Comunale, Sindaco. Sì, battaglia tutto sommato prevedibile, ahimè anche con tanta sciocchezza da parte politica, da parte delle opposizioni che continuano a fare un ostruzionismo assolutamente vuoto, senza alcun senso. I problemi ci sono, li conosciamo tutti, noi ci stiamo mettendo faccia, senso di responsabilità e tanto lavoro per salvare il bilancio del Comune e per salvare la città. Loro come sempre ci mettono un siparietto da teatro di terzo livello, sono contenti loro, saranno contenti anche i loro elettori. È la terza volta, il terzo anno consecutivo che c'è parere negativo sulle previsioni di bilancio e anche con un nuovo collegio di revisori rimane questo dubbio forte nella gestione finanziaria dell'ente che a parere dei revisori non porterà sicuramente niente di buono per l'ente. Ecco, noi stiamo cercando in qualche modo in aula di far evidenziare queste problematiche e in particolare le previsioni di entrata sono sempre sovrastimate rispetto poi a quello realmente accertato. Questo porterà al collasso come già è di fatto l'ente e sicuramente andremo sempre più verso il dissesto da parte dell'ente. Restiamo a Chieti, ora parliamo di patronati. Una protesta contro Renzi. Italia, patronati CAF, l'UGL scrive al prefetto e ai politici. 30 milioni di euro in meno per i patronati e 40 milioni di euro in meno per i centri di assistenza fiscale nel triennio 2016-2018. L'UGL scrive al prefetto e ai parlamentari abruzzesi chiedendo un pronto intervento indispensabile per bloccare la paventata azione del governo. La preoccupazione è rivolta ovviamente alla cittadinanza e soprattutto a tantissimi territori per l'area vasta di Chieti e allora sentiamo anche in questo caso le dichiarazioni in questa intervista. Coach, ancora tagli per i CAF come nello scorso anno, cittadini penalizzati. È un taglio che va a pesare pesantemente sul servizio che noi organizziamo da anni ormai e naturalmente va a pesare anche sugli organici sia dei CAF che dei patronati, per cui noi invitiamo il governo a riflettere e a bloccare questa iniziativa perché si tratta di un'iniziativa penalizzante che certamente non va a penalizzare il sindacato, va a penalizzare invece il servizio che viene erogato a 360 gradi sui comuni del nostro paese. È un servizio fondamentale appunto per le fasce più deboli della popolazione che non possono permettersi il ricorso a privati. A sindacati uniti per invitare il governo a ripensarci. Noi siamo a ribadire che occorre proprio un'inversione di tendenza, anche perché se questi tagli venissero confermati ci sarebbe una mancanza di strutture CAF, ad esempio sui territori, proprio nei territori più interni della nostra regione e della nostra provincia. Quindi a questo punto sarebbero svantaggiati come sempre quelli che non possono accedere a un servizio centrale. Ora la viabilità, sempre a Chieti, Viale Abruzzo chiusa per due notti, nuova pavimentazione sull'arteria Scalina, i divieti alle auto per consentire la riqualificazione. E poi la macroregione, ne parla Paolucci, tavola rotonda alla Camera di Commercio con l'europarlamentare del PD. Gestori del Pomiglio bloccati dalla neve, passolanciani intrappolati da 5 giorni nel rifugio perché nessuno pulisce la strada, chiusi anche gli impianti in alta quota. E poi un piano d'attacco speciale contro i furti. I controlli nel Chietino predisposti dal prefetto Corona coinvolgono tutte le forze dell'ordine. Giro di vite del prefetto Antonio Corona contro i furti, soprattutto di auto e quelli messi a segno nelle abitazioni. Gli interventi messi in atto portano la firma congiunta di tutte le forze dell'ordine, vale a dire Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e del Corpo Forestale e hanno avuto per oggetto le aree cittadine e i tratti stradali maggiormente esposti al fenomeno da contrastare. Lasciamo ora la cronaca, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo e lo facciamo con il nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Questa settimana l'insegna del sole e del bel tempo, come avevi annunciato, ha rispettato assolutamente tutte le attese. Temperature dei prossimi giorni, Giovanni? Temperature in aumento, ma l'aumento si avvertirà soprattutto sulle zone collinari, altocollinari e montuose, perché l'alta pressione favorirà proprio questo, ovvero le inversioni termiche, un aumento delle temperature pur lieve, non particolarmente
rilevante, ma diciamo soprattutto sulle zone montuose, mentre in pianura e nelle valli, nelle pianure e nelle valli cambierà ben poco, perché continuerà a far freddo durante le ore serali, notturne e a primo mattino. Nelle valli interne dell'Aquilano ci sarà spazio a locali banchi di nebbia, soprattutto durante le ore più fredde della giornata, ma la situazione comunque non cambierà di molto nei prossimi giorni. L'alta pressione continuerà a proteggerci dall'arrivo di perturbazioni, lo farà almeno fino alla giornata di venerdì. Poi è probabile un temporaneo cedimento di questa struttura di alta pressione nel corso della giornata di sabato, tra sabato e domenica, a dire il vero, con possibili annuvolamenti un po' più consistenti al centro-nord, quindi annuvolamenti che potrebbero riguardare anche la nostra regione. Dico potrebbero perché insomma si tratta di un lieve disturbo che potrebbe essere persino cancellato dai modelli matematici nei prossimi aggiornamenti, ci torneremo su quindi nei prossimi giorni. Quindi Francesca, ancora tempo stabile, comunque dopo tutto il maltempo che c'è stato torna ancora l'alta pressione e quindi questa situazione non cambierà, ripeto, almeno fino alla giornata di venerdì. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org. Ringraziamo Gianni Dareo in regia, questo è il sito web ufficiale di Abruzzo Meteo. Come vedete sono presenti i bollettini con tutte le variazioni nel corso della giornata, le previsioni, e noi sottolineiamo sempre sulla destra quelle che vedete sono 4 telecamere su 4 province abruzzesi per monitorare il territorio. Suggeriamo anche 2 profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qui, e troverete tutto quello che è presente sul sito, quindi bollettini aggiornati, informazioni per muoversi sicuri sul territorio. Noi suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni De Palma, perché qui troverete qualche curiosità in più, la foto scattata alle prime luci dell'alba, dove Giovanni De Palma registra i gradi, ricordiamo è scattata da Monte Silvano per capire un po' qual è l'avvio di giornata. Troverete tra le curiosità anche gli strumenti di rilevazione meteo di Giovanni De Palma, per gli appassionati, con tutte le spiegazioni su come avviene ovviamente il monitoraggio sul territorio. Troverete anche i tour sulla neve che fa Giovanni De Palma nelle notti con i suoi amici, l'abbiamo visto questa settimana in attesa della nevicata, che Giovanni è arrivata abbondante, giusto? Sì, è arrivata decisamente abbondante, perché insomma il manto nevoso già sui 1300-1400 metri ha superato il metro e mezzo di altezza, quindi questa è anche una buona notizia in chiave ovviamente turistica, perché effettivamente gli impianti adesso sono aperti e la situazione è positiva, soprattutto in vista della festa dell'Immacolata Concezione. Quindi ecco, questa fortunatamente la neve c'è stata, è caduta, e quindi probabilmente, pur con l'aumento termico previsto, ma comunque non notevole nei prossimi giorni, sicuramente si potrà sciare sui nostri rilievi, come accadeva un tempo anche nell'Immacolata Concezione. Francesca. Sulla pagina Giovanni De Palma troverete anche un'altra cosa molto importante, che sono le segnalazioni degli utenti, ovvero video e foto girate sul territorio, postate sulla pagina del nostro esperto meteo, per da una parte mettere al corrente Giovanni De Palma di quello che succede sul territorio e dall'altra anche tutti gli altri utenti che ovviamente sono connessi alla pagina, quindi noi la suggeriamo come ogni giorno. Giovanni, io ti ringrazio per il tuo intervento, che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20, intanto ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, auguro una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Ora andiamo sulle pagine di Pescara, c'è un allarme che è quello delle case popolari, la paura dei roghi dolosi, gli incendi in sequenza. Rancitelli, i residenti denunciano prima della strage sfiorata con 8 moto bruciate, fiamme anche in un androne vicino. Queste sono le immagini di quello che è successo nel weekend proprio a Rancitelli, in un appartamento, in una palazzina, dove sono andate a fuoco 8 autovetture, come vedete ha coinvolto anche la palazzina. E poi ancora la cronaca, 3 ladre bloccate prima dei furti. Gli abitanti del centro segnalano l'auto sospetta e i carabinieri sventano i colpi. E poi le dichiarazioni, il questore dice una svolta con le telecamere, il questore Paolo Passamonti: a Rancitelli ci sono servizi di controllo tutti i giorni, ma del genere non si possono evitare neanche con la presenza costante. Per questo il questore, dietro all'ultimo incendio potrebbe esserci piccole ritorsioni tra balordi, gente priva di coscienza sociale che non pensa ai danni che un gesto del genere potrebbe provocare.
Continuiamo sulle pagine di Pescara. Il concorso pubblico, prime code al Grand Hotel per un posto da Nettorbino. Al via le selezioni di Attiva, che propone test di cultura generale a 6.000 aspiranti. In fila giovani e disoccupati. Tra i candidati c'è anche una ragazza della Val di Susa. Ma all'esame si presenta solo il 32%, nella prima giornata hanno risposto all'appello in 520 sui circa 1600 attesi. E poi si parla di commercio, c'è ancora molto da fare, le luminarie accese in anticipo piacciono, ma i negozianti sollecitano interventi su parcheggi ambulanti. Soddisfatta la Confcommercio, che dice il bilancio è positivo. L'iniziativa della Confesercenti, venerdì sconti a Pescara e Montesilvano. E poi vigili urbani al mercato di Via Pepe, fuga tra le bancarelle, sequestrata la merce contraffatta. Prosegue la protesta, Excelsior 400 clienti in posa per il gazebo. E poi ecco il locale, stile Happy Days, pienone per il primo giorno dell'America Graffiti e domenica la festa anni 50. E poi la mala scuola, il sovraffollamento e scarsa sicurezza. Il nostro viaggio negli istituti pescaresi inizia dal Misticoni, dice il centro. Uso dei bagni limitato e ricreazione con gli studenti in aula. La provincia annuncia altri lavori per il rifacimento degli infissi. E questo è il reportage con tutte le foto della situazione all'interno del Misticoni. E poi c'è la replica della preside che punta il dito contro gli indisciplinati. Consolazio dice la scuola è a norma, non c'è alcuna emergenza, bagni chiusi perché sono stati rotti dagli studenti e non possono essere usati per fumare. E la regione assegna altri 450.000 euro per restaurare l'alberghiero. Di taglio basso le nostre tavole per il reparto di pediatria. Prosegue la collaborazione con l'ASL per arredare e colorare gli spazi destinati ai piccoli degenti. E poi ci spostiamo, adesso andiamo invece sulle pagine dedicate a Montesilvano, dove in apertura si parla dell'asilo lesionato dalle crepe con la rabbia dei genitori. Scuola nel degrado, la denuncia. Via Vestina, protestano le famiglie. Abbiamo paura per i nostri bambini. E la preside rassicura, pronti a risolvere tutto. L'assessore dice, lavori sono in partenza. E poi via i progetti formativi in classe con danza, musica, scacchi e sport. Di spalla, telecamere sulle scuole e il lungo fiume illuminato, gli interventi. Il progetto Occhi su Montesilvano, dedicato agli alunni, l'appello del sindaco, siate le sentinelle sul territorio, così cresce la sicurezza. E ieri è stata presentata la conclusione di un progetto che si chiama proprio Occhi su Montesilvano, si punta alla sicurezza, alla sorveglianza del territorio. Come abbiamo letto, sono al centro dell'attenzione le scuole, ma anche tante zone considerate periferiche e soggette al degrado. E allora vediamo quello che è successo ieri al convegno in questa intervista. Occhi su Montesilvano, occhi che proteggono, monitorano e creano più sicurezza percepita da parte dei cittadini. Si tratta di un progetto volto ad operare una costante ricognizione sul territorio. Un intervento cofinanziato mediante il programma attuativo regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. L'esigenza nasce dal bisogno primario di questo territorio di avere maggiore vigilanza, di avere maggiore prevenzione. Prevenzione va di pari passo con l'educazione, ecco perché oggi noi vogliamo far filtrare questo messaggio soprattutto nelle scuole dove noi abbiamo attivato una serie di sistemi di videosorveglianza. Vogliamo sostanzialmente venire incontro alle esigenze di questo territorio così vasto e così difficile da controllare e lo stiamo facendo nei migliori modi e continueremo a farlo anche nei prossimi giorni cercando di trovare le risorse per implementare questa attività. Il progetto si muove su due linee, da un lato l'implementazione dell'illuminazione in zone periferiche e isolate, dall'altra l'inserimento di circuiti di telecamere capaci di monitorare costantemente aree vittime in precedenza di atti vandalici. Sono due linee per un importo totale di 360.000 euro, circa 120.000 euro per un sistema di illuminazione che abbiamo inteso effettuare nel nostro lungo fiume Saline, un lungo fiume che oggi fino a qualche giorno fa rappresentava un'area degradata su cui stiamo intervenendo e intendiamo assolutamente valorizzarla. L'altro progetto riguarda un sistema di videosorveglianza
che noi abbiamo prioritariamente installato nelle scuole di Montesilvano. A svolgere una funzione centrale sarà il comando della Polizia Municipale di Montesilvano, con un centro operativo nel quale convergeranno tutte le telecamere del territorio. E avremo una possibilità di controllare meglio tutti i possibili atti vandalici che si potranno perpetrare nei confronti delle scuole. E in più, immagino che l'amministrazione in questo farà idonea pubblicità, i cittadini potranno segnalare eventuali situazioni che rilevano sul territorio. Restiamo a Montesilvano. L'ex sindaco Cantagallo riparte dalla cultura. È il presidente della nuova associazione Incanto e dichiara: voglio una città non solo da abitare, ma da vivere. E poi entra in casa e trova i ladri. Ho gridato e sono fuggiti. Residente di Città Sant'Angelo racconta l'ultimo furto in villa. Allarme spaccato, hanno rovistato ovunque per trovare gioielli e adesso abbiamo paura. E poi, travolto in bici, testimoni parlano di un'Audi nera. Questo era successo nei giorni scorsi, dove un pirata aveva investito un ciclista e poi era scappato. E poi la ICO, cassa integrazione per 80 esuberi. Accordo in extremis con le parti sociali, proroga il salario assistito ai lavoratori che l'azienda di Alanno vuole. In mobilità e le ragioni dell'azienda, calo di vendite non cambierà nel 2016. Ospedale, oggi si attende la firma dei sindaci Vestini. Penne si lavora su un documento per chiedere al ministro la deroga alla chiusura del punto nascita. Il medico curante sventa l'incendio in un'abitazione di spalla. E poi di taglio basso, Manopello, sport e vince all'un in gara con gli amici del riciclo. A Penne ruba carrozzina in ospedale, denunciato un 45enne. Noi ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa. Ora andiamo all'Aquila con la cronaca. La tragedia, trovato dopo una notte di ricerche. Scanno piange la morte dello sciatore. Il ricordo del sindaco Spacone e il dolore della famiglia. Sei andato tra le nuvole. Oggi pomeriggio ci saranno i funerali. Si parla di Cesidio Caranfa. Sulle montagne che tanto amava, è stato un infarto a portarlo via. Il ricordo degli amici, dicono: abbiamo sperato fino all'ultimo, siamo costretti a piangere una persona straordinaria di cui sentiremo la mancanza. E poi corruzione, dirigente della provincia nei guai. L'Aquila ha chiesto il processo per Bonanni e per un imprenditore originario della Marsica. Cacciatore azzannato da un cinghiale, il giovane è stato trasportato al San Salvatore e ricoverato dopo un lungo intervento chirurgico. Andiamo a Teramo, la sanità che cambia, interventi più veloci, una radiologia nel pronto soccorso. L'ASL progetta al Mazzini una piattaforma dell'emergenza con una sala dove trattare i codici rossi dotata di TAC. I primari Rossi e Di Egidio dicono: così abbreviamo i tempi della diagnosi per tutta una serie di patologie gravi, evitando spostamenti per fare gli esami al paziente. E poi Martinsicuro, una colletta sul web per aiutare Samira. L'avvocato della donna in carcere in Inghilterra per aver ucciso le figlie dice: ha bisogno di soldi. Di taglio basso, un altro consulente per la morte di Marco, il bambino di Pineto deceduto sul campo di calcio. La procura nomina anche un cardiologo. Ci spostiamo sulle pagine del Messaggero. In apertura si parla della ASL unica in frenata. Se ne riparlerà solo tra qualche mese. Le dimissioni di Silveri non aiutano ad accelerare il percorso. Nel centro-sinistra, Teramani e Peligni contro il piano Paolucci. Il Movimento 5 Stelle è favorevole, ma non troppo. E Chiodi attacca: l'avrei adottata se si fosse rivelata una buona idea. E poi Febbo in procura per la delibera sul manager di Chieti. Per Forza Italia ci sono ombre sul documento approvato dalla giunta D'Alfonso. E poi di taglio basso, regione in pochi oltre quota 100.000 euro. In testa Febbo, Olivieri di Dalmazio, in coda Bracco e i consiglieri 5 Stelle. Aggredito a morsi da un cinghiale, sorpresa e panico per un taglialegna di 35 anni al lavoro insieme ad alcuni colleghi nel bosco di Campotosto. L'ungulato ha attaccato l'operaio al volto, alle mani e alle gambe. L'uomo operato d'urgenza all'ospedale San Salvatore. Provvidenziale è stato l'intervento dell'amico per allontanare il pericoloso animale selvatico. Poi Bosco, Trenino ed Elfi, con il Natale tornano i mercatini in centro. Tante iniziative anche nei centri vicini, laboratori tematici, foto e animazione a
tutto campo. Siamo sulle pagine di L'Aquila. Si parla della TUA, nuovi autisti per Avezzano. Dopo il venerdì nero, con i disagi sulla linea per L'Aquila e molti passeggeri rimasti a terra, l'azienda si organizza. Dalle graduatorie dell'ultimo concorso saranno presi 30 neoassunti, in gran parte destinati alla Marsica. Le dichiarazioni rassicuranti si scontrano con le necessità di chiusura del bilancio. E poi NCD boccia la campagna acquisti di Di Pangrazio, questo sulla cronaca di Avezzano. A Pescara il caso è l'ACA che stacca l'acqua a 2000 morosi, tanti inquilini beffati. Al lavoro le squadre incaricate di ridurre la fornitura, ma per uno che non paga rischia disagio in intero palazzo. Aumentano infatti le richieste dei cittadini virtuosi per separare i contatori dalla rete condominiale, ma l'azienda per questo non è ancora attrezzata. E poi il Comune cerca esattori delle tasse, via libera la gara e tensione alla Soget. Vogliamo un servizio moderno e snello, ha detto l'assessore Adelchi Sulpizio, ma l'affidamento è solo per 2 anni. E di taglio basso, è ufficiale, la filovia non c'è più. TUA cancella il bando. Il CDA ha revocato l'affidamento dei lotti successivi. Esultano i comitati della strada parco. Si tratta con Alpic. È stata annullata la procedura per l'affidamento della progettazione del secondo e terzo lotto della filovia. La società TUA, subentrata alla GTM come stazione appaltante per conto della regione, ha preso questa decisione giusto in tempo per scongiurare il via alla presentazione delle offerte. E poi prese le pendolari dei furti in casa, 3 nomadi arrivate dal campo della Barbuta di Roma, bloccate dai carabinieri, erano pronte a colpire in via Raffaello. L'unica maggiorenne del gruppo era inseguita da un ordine di carcerazione di 2 anni e 5 mesi per una serie di colpi. Avevano in macchina l'attrezzatura per forzare le porte e serrature, fenomeno tipico dei periodi di festa. E poi gli inquilini sotto torchio per il rogo a Rancitelli, le indagini in corso, la squadra mobile sospetta un avvertimento contro qualcuno degli abitanti dello stabile. Inagibile intanto l'appartamento al piano rialzato, soltanto un caso ha evitato un bilancio tragico. Donne allo specchio con 2 partiti della Comencini, 2 repliche in programma oggi e domani al Circus. E poi su Montesilvano, la rivincita e il ritorno di Cantagallo, l'ex sindaco lancia la sua associazione. Giovedì il concerto per il battesimo d'incanto, prima battaglia la costruzione del teatro. Avremmo potuto farlo a costo zero. Punti nascita, Penne punta al rinvio, una battaglia, lettera del sindaco al governatore, territorio disagiato, abbiamo i requisiti previsti dal nuovo decreto Lorenzin. A Chieti la crisi del presepe vivente, edizione povera in caserma. L'evento clou del Natale chietino rischia di sparire, il budget crolla a 6.000 euro, l'allarme di Teate Nostra in forze anche l'allestimento ridotto nell'ex Pierantoni. Abbiamo rinunciato alla location storica, ma senza un anticipo non ce la facciamo. Queste le dichiarazioni dell'organizzatore Vanni Di Gregorio. E poi la Trignina con l'auto nella voragine, provinciale bloccata, paura per una giovane di Lentella, illesa per miracolo, collegamenti in tilt, code di tir, auto e bus di studenti. Dopo la statale c'è della bretella alternativa, i sindaci di Lentella e Fresa Grandinaria contro la provincia. E poi andiamo a Teramo, il consiglio ad alta tensione, Brucchi parla di rimpasto. Rinviato tra le urla dell'opposizione il voto sulla sfiducia al presidente di Sabatino. E il sindaco ha dichiarato non ci faremo dettare l'agenda, i posti in giunta possono essere rivisti. Nessuna uscita dalla maggioranza, solo un riassetto dei gruppi. Si parla di contestazioni per il presidente di Sabatino, ieri c'è stato un consiglio animato, a Teramo lo abbiamo letto e queste sono state le dichiarazioni ai microfoni di Elisa Liuzzo, sentiamo. Fabio Berardini, dal debito fuori bilancio, dalla maggioranza che si sta un po' spaccando, non c'è più condivisione, che passa da una lista ad un'altra e soprattutto la sfiducia al presidente del consiglio Milton Di Sabatino, qual è la vostra posizione da
opposizione. Beh, noi pensiamo che questa maggioranza appunto sia completamente spaccata, che il sindaco non abbia più il controllo di questa situazione, e ne abbiamo avuto la riprova anche oggi, in quanto noi abbiamo presentato come opposizione una questione sospensiva, perché la mozione di revoca del Presidente del Consiglio Comunale deve essere messa all'ordine del giorno del Consiglio Comunale secondo appunto il regolamento. Invece questa maggioranza, questo sindaco e questo segretario generale, in completo sprezzo delle norme e delle regole di legge, hanno pensato bene di prendere tempo e voler differire la cosa, tant'è che è stata necessaria anche una riunione di maggioranza lampo, proprio perché il sindaco non ha proprio il benché minimo controllo di questa maggioranza. Si continua ad andare avanti violando le regole, si continua ad andare avanti approvando variazioni di bilancio che comportano ulteriori aumenti di spesa, un comune dal nostro punto di vista completamente allo sbando, e noi ci aspettiamo a breve che questo Presidente del Consiglio sia rimosso, in quanto non rappresenta più l'imparzialità, e anche oggi ha voluto dare la parola prima all'amministrazione e concedere la pausa senza dar modo all'opposizione di dire la sua. Questa è veramente una situazione intollerabile che denunceremo in tutte le sedi opportune. Ora ci spostiamo sulle pagine della città. Abruzzo, strade dei parchi, il personale incrocia le braccia. Sciopero di 4 ore proclamato dalle sigle sindacali per venerdì e domenica, il presidio davanti al Ministero. La protesta, i lavoratori contestano all'azienda di non rispettare gli accordi presi e di non avere un adeguato piano industriale. Saranno comunque garantiti i servizi minimi stabiliti dalla legge. E sulla viabilità, la Fondovalle Trignina, lavori ancora in corso, il ripristino in 15 giorni. Questa è la strada chiusa tra Abruzzo e Molise dopo la piena del fiume Treste causata dal maltempo. La cronaca, Cattone rubava le carrozzine in ospedale per mendicare al CERT. E poi sulla sanità, l'accordo fatto per i 114 dipendenti del CUP. L'azienda propone contratti da addetti alle pulizie. Il sindacato minaccia di far saltare l'appalto. È stato trovato un accordo. L'appalto per i sindacati non sarebbe stato rispettato, il capitolato d'appalto, nel quale non si prevedeva alcuna ricontrattazione. E poi all'ospedale Mazzini, il Day Hospital oncologico si trasferisce al quarto piano. Teramo mette insieme cattolici e musulmani. Centinaia di persone all'incontro organizzato dal Movimento dei Focolari e dalla comunità islamica teramana. Stop alla violenza, dopo i fatti di Parigi è stato ribadito come il dialogo sia più forte dell'odio e della violenza. A Teramo gli stipendi tra i più bassi d'Italia, l'osservatorio Job Pricing ci relega al 90° posto su 110 province con una media annua di 24.208 euro. Occhi puntati sulla tenuta della maggioranza, la mozione Milton riaccende gli animi. Il sindaco costretto agli straordinari per tenere a bada attacchi e scontentezze. L'equilibrio degli scontenti, orecchiette da mercante e nuove sirene civiche, campana a pranzo con Di Dalmazio. E poi l'applauso di Ignazio trascina chiodi municipio e l'assise risponde con un applauso all'ex sindaco. Di taglio basso, il monumento raccolta la proposta della Marroni, l'azzurro Ferrante canta in consiglio. La mozione Ivan Graziani mette tutti d'accordo. Marcia indietro sui parcheggi di via Savini. Ritirata la delibera, il sindaco procederà con un'ordinanza. Paletti al posto degli stalli lungo la caserma dell'Arma. Si è spenta la preside Marilena Cannella, una vita nella scuola come insegnante e ricercatrice di matematica, poi dirigente all'Ipsia e allo scientifico. Domani i funerari, le esequie si terranno domani mattina alle 10 in cattedrale. Grande partecipazione alla Camera Ardente. La sicurezza, lampioni con telecamere lungo i giardini, gamba corta e poi lutto, addio a Gaetano Cavacchioli, partigiano di Bosco Martese. Il traffico, nuova fila di paletti in via De Albentis, anche sul lato opposto. Più avanti invece, Tortoreto, tra i cittadini dilaga l'elusione, oltre ad IMO e 10 a bilancio manca anche un quarto della Tari. Il sindaco Mago, secondo il sindaco Alessandra Righi, non c'è alcun problema, tutta colpa delle notizie della stampa. E poi cronaca, percorre 15 km contromano in superstrada. Ancora una distrazione al volante per un anziano fermato dalla polizia stradale.
Bagari in consiglio sui debiti fuori bilancio. Siamo a Giulianova. 300.000 euro gravano sulle spalle del consorzio d'ambito sociale. L'opposizione si rifiuta di votare e Arboretti chiede che le carte tornino all'assessorato. E poi la cessione di Giulia Servizi potrebbe essere evitata. Franco Arboretti, il consigliere, può ancora produrre utili. Il sindaco dice il capitolo è chiuso. A Pineto il baby calciatore morto, convocato il super esperto. La procura affida l'incarico al professore universitario Alessandro Capucci per chiarire le responsabilità sulla morte. Malformazione, l'autopsia eseguita dopo la morte ha evidenziato la presenza di un difetto cardiaco. Di taglio basso a Roseto il comune mette a nuovo il parco di via Nino Bixio. Prevista un'area verde di 350 metri quadrati e un parcheggio pubblico da 20 posti. E poi City for Life, anche Roseto aderisce alla campagna contro la pena di morte. A Silvi, 16 aziende in corsa per la nuova pista ciclabile. Appalto previsto entro la fine del mese, i lavori dovrebbero iniziare a primavera e terminare entro la fine dell'estate. Intanto l'amministrazione annuncia che sarà affidata ad un'impresa di Chieti la gestione dello stadio comunale di Silvi. Adesso invece torniamo sulle pagine del Messaggero e apriamo la pagina dello sport partendo dal Pescara. Ieri c'è stata la conferenza stampa del tecnico Massimo Oddo. Pescara, ripartiamo. Il tecnico difende la squadra. A Cesena abbiamo commesso degli errori tattici, ma le nostre qualità rimangono intatte. Dobbiamo migliorare nel modo di stare in campo. A volte siamo troppo lunghi e questo ci porta a soffrire. Sto allenando un gruppo fantastico, non roviniamolo con le voci di mercato. E andiamo a vedere la stessa pagina, sulle pagine del centro, dove c'è l'analisi del tecnico. Oddo dice: Pescara, abbiamo fallito il salto di qualità. L'allenatore, la critica è anche per me, la squadra è troppo discontinua e manca di personalità. Tra un mese si riapre il mercato, ma la società per ora non chiedo nulla, preferisco concentrarmi sulle 6 gare che restano alla fine del girone di andata. E allora ieri, come detto, c'è stata una conferenza dopo l'ultimo match di venerdì sera. Noi c'eravamo e sentiamo le dichiarazioni del tecnico. Io quando sono duro non è per colpire nessuno, a volte anche per colpire me stesso, quindi è duro perché ovviamente dispiace il fatto che arriviamo sempre lì per fare il salto di qualità ed è la seconda volta dopo Novara che falliamo una partita, ma non tanto il fallire, ci sta a perdere una partita, ci sta a perdere una partita a Novara che è un'ottima squadra, ci sta a perdere una partita a Cesena che è accreditata tanto come, da tanti come una delle pretendenti alla Serie A, quindi quello ci sta. E il fatto di variare troppo da una partita all'altra la prestazione. Ma su questo è normale che ci sia un po' di delusione da parte di tutti, di mia ma anche dei ragazzi, perché ovviamente i ragazzi non è che lo fanno apposta, ci mancherebbe. E io quello che ho visto dalla panchina è che domenica non abbiamo avuto la personalità e la volontà di voler giocare di più il pallone. Anche il fatto di accostare spesso le sconfitte al fatto che ci conoscono e ci vengano a prendere, secondo me non è così, perché noi lavoriamo settimanalmente ormai da 3 mesi sul fatto di saper uscire dalle situazioni in cui ci vengono a pressare. L'Avellino ci è venuto a pressare, il Cagliari ci è venuto a pressare, eppure siamo usciti. Quello che è mancato domenica, secondo me, nell'ultima partita, secondo me è stato un po' di personalità nel voler giocare di più il pallone. C'era meno sicurezza delle altre partite. Voi mi chiedete perché, questo dovrò scoprirlo, non lo so. Non parliamo di calcio, cioè pensiamo alle 6 partite che rimangono prima della fine del giorno di ritorno, pensiamo a fare il meglio possibile con questi giocatori che abbiamo, di cui io sono molto soddisfatto. Ed evitiamo di parlare di mercato. Il mercato ci sarà, quando si aprirà ci sarà, se dovremmo fare qualcosa lo faremo. Ora la...
la Virtus Lanciano, piccoli gol valgono oro, ogni due gare una rete è sua. L'attaccante partenopeo con le sue prodezze ha dato 8 punti ai 14 della squadra, felice di segnare, un modo per crescere, ma il merito è anche di tutti i ragazzi. E poi sempre sulle pagine del centro, cambiamo, scendiamo in Lega Pro, il Teramo Vivarini e il 3-5-2, ritorno al passato che fa bene alla squadra. Con questo modulo i biancorossi raccolgono più punti, Caidi, così abbiamo sicurezza, ma a decidere è sempre il mister. Il 3-5-2 o il 5-3-2 in fase difensiva è il modulo vincente del Teramo di Vincenzo Vivarini. I numeri certificano la produttività dei biancorossi con il sistema di gioco rispolverato domenica con il Siena. Tra lo scorso anno e i primi due mesi di questo campionato, nelle 37 gare disputate con il 3-5-2 di partenza, il Teramo è riuscito a vincere 22 volte, pareggiando in 11 occasioni e perdendo soltanto in 4 circostanze. Ben 77 in totale i punti raccolti. Il 3-5-2 inoltre è il modulo che a novembre del 2014 a San Martino diede il via alla splendida cavalcata di 24 risultati utili consecutivi che portò verso la promozione in B, poi revocata dalla giustizia sportiva per le note vicende estive. Il calcio 5 attende i primi verdetti, Serie A, le tre abruzzesi domani in campo per il titolo d'inverno e le griglie di coppe. E poi ancora Lega Pro, L'Aquila, San Domenico, chiamatelo rifinitore. Tre assist nelle ultime tre partite hanno portato gol e vittorie ai rossoblù. Sto crescendo e devo tutto a mister Perrone. Perne è stato il primo a dirmi che se in aria fossi stato più altruista avrei potuto fare il salto di qualità. Ora non dobbiamo perdere con Siena, Rimini e Lucchese. Tre assist nelle ultime tre partite, un bottino niente male per Salvatore San Domenico, che nel nuovo ruolo di esterno di centrocampo, nel 3-5-2 varato dal tecnico Carlo Perrone, ha scoperto la vena di rifinitore, una posizione che non avevo mai provato in carriera, spiega l'attaccante. È stato il mister a schierarmi per la prima volta da quinto di centrocampo nella sfida con il Teramo. Mi trovo davvero bene perché sono più nel vivo dell'azione e ho la possibilità di far valere maggiormente la velocità negli spazi per andare sul fondo e crossare al centro. E poi per la Serie D si riapre il mercato Giulianova. Giglio decide, il Chieti punta su Comini. I giallorossi in gara anche per Galli e Patierno. San Nicolò torna, Chiacchiarelli e Fiore vuole rientrare tra i neroverdi. Chiesti alla Vastese, Balzano e Guerriero. E infine l'eccellenza Vastese, il primo colpo è di Gifico. Eccellenza, la capolista col Paterno, acquista il portiere. Francavilla corre ai ripari. E con lo sport concludiamo come sempre la rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.